Buongiorno a tutti. Iniziamo la conferenza stampa. Giannini, Roma TV. Buongiorno mister, sono qui. Le chiedo cosa vorrebbe vedere di diverso nella sua squadra rispetto alla trasferta di Napoli. Ma sicuramente mi auguro di vedere un atteggiamento differente, magari un pochino più aggressivi in quelle che sono determinate caratteristiche, la capacità di non abbassarsi tanto. Io parlo sempre di squadra in generale. Ed è un atteggiamento che dobbiamo un pochino ritrovare con continuità e farlo partita dopo partita, non alternarlo in alcune sì, altre no. Un po' il concetto sempre della continuità, anche di atteggiamento tattico. Mi aspetto che questa squadra dia continuità a quelle che sono un po' le idee su cui lavoriamo. Cenzi, Roma Radio. Mister, buongiorno. Quali sono le condizioni di Pastore e Kluivert se saranno in gruppo oggi e quindi convocabili per domani? Hanno fatto tutti e due l'allenamento con la squadra, sia l'uno che l'altro è il primo allenamento che facevano dopo l'infortunio. Kluivert si è fermato molto meno di Pastore e ha avuto meno ricadute. Ovviamente per quanto riguarda la possibilità di Pastore è meno probabile rispetto a quella di Kluivert di scendere in campo, legata più alle situazioni fisiche che ha avuto, però saranno tutte e due convocati per la gara con la Fiorentina. Angelo Mangiante, Sky Sport. Eccoci, rimanendo sulle condizioni fisiche, come stanno De Rossi e Manolas? Sì, perché sono diventato il dottore della squadra pure, faccio le conferenze sullo stato di salute dei miei calciatori. Devo dire che De Rossi sicuramente non sarà convocato in questa gara perché è ancora male, con molta probabilità non sarà convocato contro il CSKA, e difficilmente sarà disponibile con la Sampdoria. Questo è lo stato di salute in questo momento di De Rossi. Manolas? Manolas invece ha fatto oggi il primo allenamento ed è risultato positivo. Per quello sarà disponibile per la gara di domani. Da qui a dire che giocherà, lo valuterò tra oggi e domani. Però sarà disponibile. Andando invece un po' sui contenuti tecnici, volevo sapere se c'è l'ipotesi, considerando la non presenza dunque di De Rossi, di rimettere un centrocampo a tre. Tutto è possibile, anche se vado a guardare quello che è stata un po' la risposta del secondo tempo, non mi è piaciuta come atteggiamento di 4-3-3, perché è un po' troppo remissivi anche dal punto di vista generale. Per quello è una valutazione che faccio anche a partita in corso, ma oggi come oggi, non so, credo di dare ancora continuità a quello che è un po' il sistema di gioco che abbiamo stato nell'ultimo periodo. Lo legavo un po' al fatto delle caratteristiche dei giocatori in campo, ma non vorrei spostare più di tanto quella che è un po' la fisionomia attuale della squadra. Pastore, il romanista. Buongiorno. Il primo scopritore di Cristante ci ha detto che rispetto agli altri atalantini, agli altri giovani usciti dall'Atalanta e segnalatisi al grande calcio, ha una testa differente. Loro si sono un po' persi. Lui sta disputando qualche prestazione sottotono. Ora potrebbe sostituire De Rossi. Secondo lei è in grado di reggere, anche con caratteristiche diverse, questo compito? Ma guarda, siccome ho anche letto che magari lui è risultato fisicamente al di sotto degli altri calciatori, no? Perché mi è arrivata sta cosa. Abbiamo fatto i test proprio questa settimana in cui lui è risultato tra i migliori della squadra dal punto di vista fisico. Per quello vi fa capire a volte le dinamiche e l'importanza che ha la parte psicologica in ogni calciatore. Se vi ricordate, io in passato ho sempre parlato di aspetti tecnici e tattici, tecnici e fisici dei calciatori, ma predomina, vi assicuro, per tutti un po' l'aspetto mentale. Devo dire che su questo ragazzo stiamo lavorando, ha grandissima disponibilità, lavora bene. Per quello, adesso che possa essere lui un altro il sostituto di Rossi, non ve lo so dire, perché domani deciderò la formazione in base a quello che ritengo più opportuno, sapendo che anche Pellegrini può svolgere il ruolo di uno dei due centrocampisti centrali, come ha fatto già in passato. Cecchini, Gazzetta. Buongiorno mister, volevo chiederle questo, stavo vedendo un po' di dati, ovviamente i dati a me creano delle domande ma non sono all'altezza spesso per dare delle risposte. Rispetto allo scorso anno, il baricentro della Roma si è abbassato parecchio come metri in campo, è dovuto al fatto che con il 4-2-3-1 è naturale che il baricentro si abbassi? E continuo la domanda, può essere che questo, l'anno scorso la Roma in trasferta ad esempio ha fatto un rendimento straordinario, in trasferta è andata benissimo,
Il fatto che abbia il baricentro più basso la porta a soffrire un po' di più in trasferta proprio perché la squadra è più bassa. È un caso, il modulo non c'entra, il triangolo a seconda di se il vertice sia alto o sia basso cambia questo. Allora, ti rispondo dicendoti subito che sono stufo di parlare di moduli, però ti rispondo alla tua domanda che mi è piaciuta tantissimo. Il concetto del baricentro basso si lega alle aggressioni, perché tu meno sei aggressivo davanti, meno sei capace a recuperare palla, meno sei bravo ad accorciare gli avversari e più inevitabilmente ti abbassi. Ed è quello che è accaduto in particolar modo nel secondo tempo di Napoli. E allora il concetto di 4-3-3 o 4-2-1, al contrario, il 4-2-1 ti permette di avere già un giocatore avanzato per aggredire e per accorciare con più intensità una squadra che sta dall'altra parte, o è sempre una mezzala che va forte da una parte e l'altra gira, parlando di tattica, diventa sempre un 2-1. Si formano sempre dei triangoli, o si gioca a 3 o si gioca a 2, si devono formare dei triangoli, difensivi e offensivi, chiaro? Per quello i numeri vanno a farsi friggere, ok? E allora è un concetto di atteggiamento, e ribadisco per l'ennesima volta, di accorciare gli avversari con più aggressività e ti permette di abbassarti meno. Quello che fa il Napoli per abitudine, per concetto, che si abbassa meno perché riesce a essere sempre continuamente aggressivo sul portatore di palla. Questa cosa un po' ci manca, ed è una cosa che dico dall'inizio dell'anno, mi sembra, no? Se non dico cavolate, ok? E noi la dobbiamo ritrovare sempre prima possibile. Ed è il lavoro più grande che sto facendo e che voglio da questa squadra in questo momento. Per quello si lega il baricentro basso a questa cosa. D'Ubaldo, il Corriere dello Sport. Sì, buongiorno. Volevo chiederti, i risultati dell'ultima giornata, la Roma che comunque ha preso un pareggio a Napoli, e le milanesi che continuano a vincere, in qualche modo, come posso dire, riduce il campo d'azione delle prospettive della Roma, nel senso che oggi come oggi mi sembra che l'obiettivo che forse dovreste porvi è quello del quarto posto, perché insomma le altre che stanno davanti sono parecchio davanti. Ma secondo me è riduttivo parlare in questo modo. È ovvio che siamo in ritardo rispetto alle altre, ma lo eravamo anche l'anno scorso in alcuni momenti del campionato. Per quello la possibilità di poter riaccorciare e riagguantare delle posizioni migliori c'è. È normale che dobbiamo cominciare ad alzare il rendimento e cominciare a far punti a partire dalla partita di domani, se no tutti i discorsi lasciano il tempo che trovo. Però porsi già un obiettivo di quarto posto a me non piace proprio, guarda, ti posso assicurare che non mi piace. Poi è ovvio che se arriviamo nel finale di campionato e rimane solo quello, è giusto ragionare in questo modo. Ma per farti capire, il Milan prima di due partite fa aveva perso il derby, era dietro, era sotto, e ha riagguantato oggi il quarto posto. Il vincere due partite ti permette di riaccorciare in base a quello che fanno gli avversari. Uguale, l'Inter era in grande difficoltà all'inizio campionato, ha inanellato diverse vittorie consecutive e sta trovando maggiore continuità e anche fiducia, è quella che noi dobbiamo ritrovare. Però nelle ultime 7 gare mi sembra noi abbiamo perso solo una partita. Come ruolino siamo cresciuti, abbiamo pareggiato al 90° a Napoli, ma non basta. Io non sono contento, non è che vi sto dicendo qualcosa di cui io non sono contento assolutamente, io voglio di più e pretendo che facciamo dei risultati ma anche delle prestazioni migliori, perché per poter arrivare a fare dei risultati bisogna crescere anche come prestazione e come atteggiamenti. Austini, il tempo. Buongiorno. Il destino di voi allenatori è sempre legato ai risultati. Lei a fine anno si sente di aver fatto il suo dovere se la Roma arriva quarta, più su, vince la Coppa Italia, cioè non lo so. Si è messo un obiettivo in testa? Sì, io mi sono messo l'obiettivo non di guardare la Coppa Italia, c'è ancora, la dobbiamo giocare ed è ovvio che deve essere un obiettivo. La Champions la dobbiamo giocare, cercare prima di tutto di passare il turno e ci siamo perché siamo nelle condizioni per fare. In campionato per me è la competizione dove siamo più in ritardo e dove abbiamo veramente inanellato delle prestazioni un po' al di sotto di quelle che sono dal mio punto di vista le nostre possibilità e le dobbiamo assolutissimamente migliorare. Però oggi dirti che io, se sono a posto con la coscienza o meno, cerco di aver dato il massimo, io mi alzo tutte le mattine per cercare di migliorare me stesso e la mia squadra. Questo è il 100%. Io darò per questa maglia, per questi colori, 100%. Poi è ovvio che poi le valutazioni, le considerazioni verranno fatte anche sbagliando, perché sbaglio anch'io come faccio delle cose giuste. Però vi assicuro che io, con grande passione e grande amore, faccio questo lavoro. Ancora di più in questo momento, in questo contesto in cui mi trovo. Poi le valutazioni verranno fatte alla fine.
Alla fine, come hai detto bene tu, alla fine. Oggi è prematuro per dirlo, però abbiamo la possibilità di poterci insieme andare a riprendere tante altre soddisfazioni e lo dobbiamo fare e ci dobbiamo provare. De Santis, la stampa. Eccomi. Le volevo chiedere sulla partita di domani. Roma e Fiorentina hanno gli stessi punti in classifica, stesso ruolino di marcia, 4 vittorie e 3 pareggi a testa. Può essere l'occasione, diciamo, per chi vince di dare un segnale all'altro e quindi di iniziare a scremare un po' quella che può essere la lotta per le prime 4-5 posizioni? Grazie. Ma io non devo dare il segnale agli altri, all'altro, diciamo, dobbiamo dare prima di tutto un segnale a noi stessi. Per quello cercare di vincere questa partita e di portare a casa i 3 punti deve essere il nostro obiettivo, perché dobbiamo recuperare delle situazioni o dei punti persi per strada, e abbiamo sempre questa possibilità, che per me è sempre una fortuna, la possibilità di poterlo rifare. Abbiamo tante altre chance, ma questa ad oggi è quella più importante. Per quello cercheremo di scendere a Firenze cercando di portare a casa i 3 punti. Questo dovete starne certi e dobbiamo provarci. È ovvio che però questo arriverà attraverso quelle considerazioni che facevo anche prima a livello sia tattico che mentale. Lo Russo, RDS. Buon pomeriggio, Di Francesco, sono qui. Allora, lei prima parlava di, diceva siamo in ritardo. E io le chiedo, in questo momento, al di là dei risultati, degli obiettivi, mettendo un attimo da parte tutto questo, il gioco della sua squadra non la soddisfa, immagino, questo ritardo lei a che cosa lo attribuisce? Perché questa squadra non gioca ancora come le vorrebbe? Ma sono state tante situazioni, magari anche tante anche a livello tattico, pensavamo di lavorare in un certo modo, abbiamo visto che in alcuni momenti ci riusciamo, non abbiamo avuto mai grandissima continuità nell'interpretare le gare. Si è perso un po', al di là dei sistemi di gioco, si è perso un po' nelle partite, nella continuità, nella condizione, nella capacità di essere aggressivi in avanti. Ma io credo che sia il punto un po' chiave. La forza che ti dà, la capacità di stare spesso nella metà campo avversaria, di essere aggressivo, di dare un senso di dominio alla partita, questa ti dà sicuramente forza. E noi dobbiamo lavorare su questo concetto. Per me è la cosa che ci manca più di tutte, al di là proprio del discorso dei punti, proprio di prestazione. E noi dobbiamo crescere tantissimo sotto questo punto di vista. Dare il senso di dominare le gare. Di dominare le gare attraverso determinate situazioni, determinati atteggiamenti tattici e fisici. Trinca, Teleradio Stereo. Salve mister, a Napoli abbiamo visto al fianco di Manolas Juan Jesus, visto che ha parlato di esito positivo nell'ultimo allenamento per il Greco, le chiedo qualora dovesse scendere in campo domani contro la Fiorentina se sarà proprio Juan Jesus al suo fianco a dirigere la difesa. Chi gioca? Non ho capito chi gioca. Manolas e Juan Jesus. Chi l'ha detto? Questo non è sicuro certo, al 100% ve lo dico. Non lo so chi sarà, nel senso che sto valutando. Sono 3 giocatori adesso per 2 posti che sono Juan Jesus, Manolas e Fazio. È normale che io faccia delle considerazioni legate a un calciatore che esce al 75esimo con un problema muscolare, per quello, e si è allenato solo un giorno con la squadra, è una valutazione che devo fare. Parlerò anche col ragazzo per capire realmente come sta, cosa che non ho fatto perché ho finito 5 minuti fa l'allenamento prima di venire da voi. E poi farò le mie valutazioni. Va al di là poi di chi giocherà, di chi non giocherà, di un uomo, perché per me è sbagliato fare sempre delle considerazioni legate alle caratteristiche di un calciatore e basta, perché spesso si pensa che Manolas per me è un difensore fortissimo, ma anche con Costas non abbiamo a volte fatto le prestazioni che avrei voluto. Per quello ancora richiamo l'atteggiamento di squadra più che del singolo. Conforti, Centro Suono Sport. Buonasera mister, visto che in mediana la Roma potrebbe avere alcune defezioni, ci potrebbe essere l'ipotesi di schierare Kolarov in quella parte del campo? Poi mi ammazzate dopo, se va male, se va bene sono un fenomeno, giusto? No, no, è una battuta la mia, è una considerazione che faccio, ma nella sua carriera, voi che siete così, avete i dati informati, ha giocato già in quel ruolo, vero? Sì? A me non mi sembra. Ma ha giocato 20 minuti, vinciamo 3-0, ragazzi. Nel senso, non ha mai provato. Voglio dire questo, che oggi come oggi è difficile fare degli esperimenti. Ok? Se fossi in una situazione differente e la possibilità di poter lavorare con maggiore continuità è un ragionamento che avremmo potuto fare. Mi fa piacere perché devo capire da dove vengono queste vostre considerazioni, dalla volta che forse l'ho messo io lì in mezzo al campo. Perché secondo me non ci sono in precedenza delle cose che vi possono far pensare una cosa del genere. Per quello oggi esperimenti non se ne fanno.
Facciamo l'ultima, De Angelis, Rete Sport. Buongiorno. Lei lo scorso anno è riuscito a coinvolgere praticamente tutta la rosa che aveva a disposizione e questo è un merito che le hanno riconosciuto i calciatori in primis, di sentirsi sempre coinvolti nell'arco di tutta la stagione, di sentirsi sempre importanti. Nell'idea delle rotazioni, Patrick Schick domani potrà avere una sua opportunità oppure si punterà ancora sul momento buono di Edin Dzeko? Domani giocherà come centravanti Edin Dzeko. Poi vedremo le altre situazioni dove Patrick Schick potrebbe giocare anche da esterno, per quello le possibilità ci sono. Il fatto che dalla domanda che tu mi poni è vero, però è come parlare che adesso abbiamo tanti giovani, magari o giocano pochi o giocano tanti. C'è un percorso di crescita per tutti e oggi siamo solo alla totale, mi sembra, la 13 partite e ne mancano ancora tante. Per quello la possibilità che possano essere coinvolti tanti altri calciatori ci sarà, come lo sono stati. Quanti giocatori ho fatto giocare fino adesso? 23, 24, cioè nel senso io, i giocatori miei sono tutti coinvolti perché quando si allenano sono considerati tutti nello stesso modo e cerco di allenarli e farli crescere con grande continuità tutti. È ovvio che poi quando devo fare delle scelte valuto quelle che sono, che è la crescita di ognuno e la possibilità di mettere in campo. Ci sono i momenti per fare scendere i calciatori in campo, ci sono i momenti in cui una squadra ha bisogno di maggiore esperienza, dei momenti in cui ti puoi permettere di buttare dentro uno o due giovani e questo è accaduto, guardate Empoli. E bisogna anche saper leggere i momenti e quello lo devo fare io, però da oggi a pensare che oggi ci svegliamo, mi sveglio e faccio una formazione come si fanno sui computer, io questo non me lo posso permettere. Ci sono tante considerazioni da fare, tra cui queste, quelle che stai dicendo tu. Per quello sono convinto che alla lunga in tanti potrebbero essere coinvolti, come in tanti non potrebbero avere chance. Perché? Perché non li vedo pronti o non si preparano in maniera tale per darmi la possibilità di farli giocare. Grazie. Ciao.